Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in affitto un appartamento di 200 metri quadrati all'inizio di Corso Cavour, quindi praticamente è centro storico, vicino a Piazza della Minerva. Allora, qua come vedete c'è questo ingresso con questo armadio muro fatto su misura e qui vabbè, abbiamo la porta dove siamo entrati. Adesso cominciamo a dare un'occhiata al pezzo forte della casa che è il salone. Il salone è un salone doppio. Questa qua è una stanza che potrebbe essere la sala ospiti e di là un'altra stanza che potrebbe essere la sala da pranzo. Ok, adesso diamo un'occhiata. Qua, cioè, la casa è una casa dei primi del Settecento, quindi non ha balconi, cioè ha balconi che però sono piccoli, perché all'epoca non si usavano. Ok, qua abbiamo la scuola Carducci, perfetto. Ovviamente la casa è completamente da arredare, quindi ve la dovrete arredare voi. Poi abbiamo le termovalvole con diciamo, l'apparecchio per regolare. Ok, adesso andiamo a dare un'occhiata all'altra stanza. Anche questa qua è una piazza d'armi, un pelino più piccola, però sempre molto grande rispetto alle case nuove che fanno. Ok, adesso andiamo nella zona notte. La cucina la vedremo per ultima. Ok, questo qua è il corridoio, diciamo che riprende il corridoio della zona giorno. Ok, poi anche qui ci sono degli armadi fatti su misura, che sono questi. Ok, adesso andiamo a dare un'occhiata alle camere da letto. Ha due camere da letto la casa, sono camere da letto matrimoniali, anche queste molto grandi. Questa qua ha un armadio fatto su misura, ovviamente questo armadio è per la gioia delle signore, dove ci può tenere un sacco di vestiti. Qui dà sul cortile comune, è un cortiletto piccolo, carino, ben tenuto con il porfido. E il giardino. Ok, adesso andiamo a dare un'occhiata al bagno e all'altra camera da letto matrimoniale. Il bagno è questo, la casa ha due bagni, ovvero questo nella zona notte, poi nella zona cucina. Bagno è questo qua con la sua vasca. Ok, adesso andiamo a dare un'occhiata alla seconda camera da letto matrimoniale. Camera da letto matrimoniale che è questa. Anche questa è una camera molto molto grande. Anche lei dà su faccia verso strada, verso la scuola Carducci, che è questa. Ok, adesso andiamo a dare un'occhiata all'ultimo ambiente che è la zona cucina. Ah, dimenticavo, eventualmente uno cos'è che può fare? Dove avete visto il salone doppio, magari la stanza più piccola lo si potrebbe utilizzare come terza camera da letto, poi dopo dipende sempre dalle vostre esigenze. Adesso qua ritorniamo nel corridoio. Questo qua è il corridoio con l'armadio dove siamo entrati prima e adesso diamo un'occhiata agli ultimi tre ambienti, ovvero il primo è un bagno di servizio, qua ho messo la doccia, diciamo che è un bagno di servizio anche da poter utilizzare come lavanderia. Poi come secondo ambiente abbiamo una, diciamo, stanza da poter utilizzare come locale stireria. Cosa molto bella è che comunque la finestra, infatti qua l'inquilino precedente lo utilizzava come locale stireria, infatti qua hai anche lo stendino, quello dell'interno. Ed infine andiamo a dare un'occhiata all'ultimo ambiente che è la cucina.
la cucina, tutti i mobili vengono lasciati, questa qua è una cucina abitabile dove uno può mangiare fino a un massimo di 4 persone. Perfetto. Ecco, qua ci troviamo all'esterno, sul retro della palazzina. Adesso vi faccio vedere il box singolo in affitto. Ok, questo qua è un box dove comunque ci sta una macchina familiare. Poi vabbè, questo qua è, diciamo, la zona pedonale dove è il retro della palazzina. Qua vedete c'è il giardino condominiale, il pino, e poi c'è anche un bel portico, che è questo qua, carino, ben tenuto, e poi lì c'è il portone di ingresso. Ricordo che per accedere al box lo si fa tramite viale Cesare Battisti, e questa qua è diciamo la parte di frontale della palazzina. Questo qua è il portico dove si può entrare, poi si gira su quel portone lì alla destra dove si accede all'appartamento.